La 26esima edizione di Artigianato e Palazzo si apre nel ricordo di Giorgianna Corsini, fondatrice della Rassegna Fiorentina. Se donna Giorgianna fosse qui con noi, ci chiederebbe di continuare e di far crescere questa edizione. Quindi questo è il testimone che raccogliamo e come Comune di Firenze sosterremo con sempre più convinzione il lavoro di Artigianato e Palazzo. Nessun'altra città nel mondo ha l'artigianato che ha Firenze, il saper fare, la creatività. Artigianato e Palazzo è la prima manifestazione che nel post-Covid si svolge in presenza in Italia. Noi siamo una struttura molto snella, abbiamo la possibilità di mettere in sicurezza con un tecnico il giardino e quindi gli artigiani vengono felici di potersi far vedere e mostrare il loro lavoro. Questo è un grande segnale di ripartenza per gli artigiani, per la città, per il mondo della cultura e per il mondo del bello. E il bello salverà il mondo e noi dobbiamo salvare il bello. La raccolta fondi di questa edizione sarà in favore del restauro del Ninfeo di Villa Vecchietti a Bagno a Ripoli. E abbiamo scoperto una storia incredibile di questo luogo che era stato realizzato da Bernardo Vecchietti con l'aiuto del grande Gian Bologna, giovanissimo, appena arrivato a Firenze nella seconda metà del Cinquecento. Questa alle mie spalle è la copia esatta dell'opera del Gian Bologna, la Fata Morgana. E rimettiamo a quella normalità, a quella tradizione, a quella realtà che esisteva e che vedeva la scultura di Gian Bologna presente a Bagno a Ripoli, presente nella fonte della Fata Morgana. Quindi davvero un ringraziamento a tutti quanti. Spero fortemente possa essere un modo per cominciare a recuperare seriamente quello che c'è intorno a Firenze.